tutorial mostrerò come realizzare questa simpaticissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta a luce. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato uno nuovo che ancora non ho mai utilizzato di quest'estate, che è quello della BBB linea Casba. Io ho scelto il numero 31, ma chi mi segue sui social sa che sto già lavorando anche il colore malva rosato per fare sempre una giacchetta ma top down. Invece per realizzare questo ho deciso di puntare su un colore più acceso, molto più primaverile estivo, che è appunto l'arancione. È un arancione che trovo veramente molto molto bello. Per poter realizzare naturalmente io in descrizione vi lascerò il link al sito Incentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Vi ricordo che ci sono due possibilità di acquistare questo filato: o un pacco da mezzo chilo, e lo consiglio per chi è una taglia M, o nei gomitoli singoli. Quindi se siete una taglia S, io per realizzare questa giacchetta ho utilizzato 350 grammi lavorando con un uncinetto del numero 3,5. Quindi per chi è taglia S vi consiglio di andare ad acquistare, e io metterò entrambi i link dove si vende singolarmente il gomitolo. Per una taglia M invece occorrono 450 grammi, ma se la volete fare anche un po' più stretta, allora 500 grammi. Per questo vi consiglio invece di andare a comprare il pacco intero, quindi quello da 500 grammi. Per chi è una taglia L vi consiglio di prendere il pacco da 500 grammi, in modo da avere 500 grammi, e andare a comprare altri due gomitoli singoli in modo tale da avere 600 grammi e avere così la vostra maglia, la vostra giacca della vostra misura. Diciamo che comprare comunque il pacco da mezzo chilo naturalmente vi fa risparmiare rispetto a comprare il singolo gomitolo, però per una taglia S che giustamente non ha bisogno di un pacco intero, allora a quel punto il risparmio sta di più se si va a comprare il gomitolo singolo. E come vi dicevo, io ho lavorato con il 3,5. Per quanto riguarda questa giacca, non si parte da sopra, non si parte da sotto, ma si parte da sotto al seno. Quindi cambiamo un'altra volta la tipologia per poter realizzare una giacca. Sono partita da sotto al seno perché in modo tale che chi lavorerà sotto, io alla fine non ho fatto nessun aumento, ma vi spiego durante il video come andare a fare gli aumenti, appunto per avere la parte sotto ancora più larga. E poi una volta arrivati alla lunghezza giusta, io sono andata a lavorare la parte di sopra. Anche se in realtà vi devo dire che durante il video io mi ero fermata un po' prima, ma siccome mi era avanzato un po' del filato e comunque mi sembrava forse troppo corta, ho deciso di allungarla. Però tranquilli, nel video vi dico tutto. Quindi, come vi dicevo, una volta realizzata la parte di sotto, sono andata a realizzare la parte di sopra. Sono due motivi semplicissimi, molto rapidi da fare. Questo è il ventaglio, qui sono giri di maglia alta e maglia alta alternata a catenella. Per quanto riguarda invece le maniche, sono andata a riprendere lo stesso punto della parte di sotto, quindi ventaglio, ma senza fare le catenelle di separazione. Vedete, qui è più forato, mentre qui non lo è. Questo perché volevo che la manica restasse bella comunque compatta, perché questo è un cardigan, una giacchetta che io ho intenzione di utilizzare soprattutto in aprile e anche in estate, quando ci sono quelle serate più fredde e più umide, quindi fa la troppo forata, non mi sembrava il caso. Non mi deve soltanto abbellire, questa volta mi deve dare anche la possibilità di tenermi comunque al riparo dall'umidità. Una volta fatto questo, quindi le maniche, la parte di sopra, con le catenelle sono andata a crearmi questo fiocco che ho attaccato qui facendo delle maglie bassissime intorno al collo. Quindi sono partita facendo delle catenelle, mi sono agganciata facendo delle maglie bassissime e ho rifinito da questa parte stesse catenelle in modo tale da avere il fiocco. Ma se voi non volete il fiocco qui in alto, potete far passare un filo di catenelle intorno all'ultima striscia qui di maglie alte alternata a una catenella, in modo da poter stringere invece la vostra giacca qui sotto al seno, in modo da mettere in evidenza la parte superiore e tenere la parte superiore ancora un po' più larga rispetto a come va così, e avere quindi un effetto diverso stile impero. O potete usare tutti e due i metodi in modo tale da avere questa apertura qui sul davanti, che trovo comunque veramente molto graziosa. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacchetta io utilizzerò il filato Casba e il numero 31, che è questo bellissimo arancione. Dalla telecamera sembra più acceso di quello che è, però comunque è un bellissimo arancione ed è 100% cotone.
La giacchetta che andiamo a fare non inizieremo da sotto, non inizieremo da sopra, ma inizieremo dal seno. Quindi mi raccomando, per montare le catenelle misurate la circonferenza del vostro seno. Iniziamo da sotto al seno, ma non andremo a fare degli aumenti sopra, per questo deve essere la circonferenza del vostro seno. E vi dico già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 7. Io nel mio campione ho messo 28 catenelle, ma nella lavorazione vera e propria andrò a montare 168 catenelle. Quindi mi raccomando, misuratevi la larghezza del seno, montate tante catenelle tenendo presente il multiplo di 7. Una volta fatto ciò possiamo andare a fare il nostro giri. In realtà i primi giri che andremo a fare io non gli darò un numero, perché sono dei giri di, diciamo, giri base. Quindi i primi tre giri che andremo a fare sono giri base. Quello che andremo a fare, ossia il quarto, è quello che poi andrà sempre ripetuto. Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, salto le prime due maglie, le prime 2 catenelle delle 28 che ho fatto, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e faccio una maglia alta, catenella di separazione, e di nuovo salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Ancora catenella di separazione, salto una catenella, vado in quella successiva e realizzo una maglia alta. Devo continuare così per tutto il giro. Ho terminato il giro. Mi raccomando, prima di procedere a quello successivo, andatevi a contare i fori. Dovete avere un multiplo di 3. Se avete un multiplo di 3 fori, intendo questi forellini, avete fatto bene. Detto ciò, giro successivo, molto molto semplice, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella. E si ricomincia da capo: una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta dove abbiamo la carte, l'archetto di una catenella, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, e continuiamo così per tutto il giro in questa maniera. Sto per terminare il giro, ho fatto una maglia alta e una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche questo giro. Ultimo giro, chiamiamo di base, andiamo a fare di nuovo come la primo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro in successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro in successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro in successiva e realizzo una maglia alta, e continuo così per tutto il giro. Sto per terminare anche questo giro, ho fatto la catenella, vado dove ho la terza catenella iniziale, vado a fare una maglia alta. Benissimo, questo è il nostro, la nostra base. Adesso il giro che andremo a fare è il giro che andremo sempre a ripetere, e si realizza in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto un archetto di base, entro nel successivo, quindi salto questo, entro in successivo e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, stavolta salto 2 archetti, e quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro, quindi salto 2 archetti, entro nel terzo e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2,
salto 2 maglie al 2 archetti, entro nella terza e di nuovo da fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 archetti, entro nel terzo e di nuovo da fare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere alla fine come terminare il giro. Sono arrivata alla fine del giro e salto di nuovo 2 archetti, entro nel terzo e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, prendo il filo, vado direttamente nella terza catenella che qui eleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Vi faccio vedere un attimo come rifarlo, perché abbiamo una base diversa. E quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, si salta tutto, si va nell'archetto successivo e di nuovo si vanno a fare le 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, e si va avanti così per tutto il nostro giro. Allora, una cosa che vi dico, io continuerò a lavorare sempre in questa maniera, quindi facendo il mio ventaglio e le 2 catenelle, ma se voi sotto sui fianchi avete i fianchi larghi o volete che comunque la giacca sia un po' più larga quando arrivate all'altezza dei fianchi, potete fare in questa maniera: o passate ad aumentare le catenelle, quindi invece di 2 ne fate 3 in modo tale da allargare, ma se non la volete forata ma volete comunque allargarla, allora andate a fare, invece di 2 maglie alte fate 3 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, in modo tale che allargate il ventaglio ma la lavorazione non viene più forata. Se invece va bene che venga più forata, volete soltanto che sia però più larga, allora potete passare a lavorare invece che 2 catenelle 3 catenelle. Ripeto, questo è per chi nei fianchi ha i fianchi molto più larghi rispetto al seno, e quindi visto che la nostra giacchetta dovrebbe arrivare comunque all'altezza dei fianchi, può andare a allargare in questa maniera. Allora, io ho ripetuto il giro per 19 volte, quindi dall'inizio fino alla fine ho ripetuto il motivo per 19 volte, e adesso ho staccato il filo perché torno a lavorare sopra e lavoreremo lo stesso punto, quindi questo qui che abbiamo fatto per scendere, solo che adesso lo facciamo per salire. Quindi io parto da qui, mi aggancio sempre con il mio filo e vado a fare, visto che qui ho il giro di maglia alta alternato una catenella, vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta dove ho la maglia alta, e continuo così per tutto il giro. Quindi maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, maglia alta dove ho la maglia alta, e poi tornerò a fare il giro maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia di base, entro una successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi alternerò i due giri, un giro di maglie alte e un giro di maglie alte alternata una catenella. Questo da sotto al seno, perché non vi ricordo che qui siamo partiti da sotto al seno, farò questi giri fino ad arrivare a sopra al seno e naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Poi vi metteremo i marcatori e divideremo la parte dietro dalle due parti avanti. Quindi ripeto, io adesso continuo a lavorare questi due giri fino ad arrivare sopra il seno. Una rivolta arrivata sopra il seno vi farò vedere come mettere i marcatori e poi continueremo la stessa lavorazione però divisa in tre parti. Quindi alterneremo sempre un giro di maglie alte con un giro di maglie basse.
Allora, ho terminato di fare di arrivare agli scalfi, ho ripetuto i giri per i due giri per una, due, tre, quattro e cinque volte, terminando con i miei le maglie alte alternate una catenella. Per poter andare a mettere i marcatori, io mi sono andata a contare i forellini, quindi 1, 2, 3, 4, 5. In totale io ne ho 74 e ho divisi in questa maniera. Ne ho messi 12, 18 davanti, quindi 18 quadratini davanti, e nel 19° sono andata a mettere il marcatore. E ho fatto la stessa cosa da quest'altro lato. 18 quadratini li ho lasciati, nel 19° ho messo il marcatore e tutto il resto lo sono andata a mettere dietro. Adesso possiamo andare a fare quindi la separazione, scusatemi, la lavorazione per poter procedere separatamente i tre pezzi. E sul davanti andremo a fare anche delle diminuzioni per dare uno scollo, lo scollo un po' tondo invece che proprio a V, cercheremo di farlo un po' tondo. Allora, quindi io inizio a lavorare i miei primi giri. Per i primi giri noi lavoreremo normalmente, ossia andremo a fare i nostri giro di maglie alte, il nostro giro di una maglia alta alternata una catenella. Dopo questo giro inizieremo a fare le diminuzioni, questi due giri inizieremo a fare diminuzioni. Quindi primo giro io vado a fare sempre le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta dove ho la maglia alta e continuo così fino ad arrivare al marcatore. Arrivata al marcatore vi farò vedere come terminare e come iniziare il secondo giro. Una volta terminato il secondo giro, come vi ho detto, iniziamo a fare delle piccole diminuzioni per avere il collo un po' più rotondo. Quindi io adesso continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare dove ho il marcatore. Sto per arrivare al marcatore, quindi vado a fare la maglia alta all'interno dell'archetto e una maglia alta dove ho la maglia alta. E mi giro direttamente con la lavorazione e come vi ho detto andiamo a lavorare di nuovo il nostro secondo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto la prima maglia, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il secondo giro. Nel giro successivo, come vi ho detto, inizieremo a fare un piccolo diminuzione al nostro collo. Sto terminando quindi anche il secondo giro, ho fatto la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta. Benissimo, quindi mi giro con la lavorazione e adesso, come sapete, iniziamo a fare le nostre diminuzioni e andiamo a fare in questa maniera. Facciamo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e poi vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia nell'archetto e così via. Termino normalmente il giro di maglie alte, inizio normalmente il giro di maglie alta alternato una catenella, però poi vi faccio vedere come terminare. Quindi continuo a lavorare, farò tutto qui maglia alta, inizierò il giro di maglie alta separata una catenella e vi farò vedere qui come andare a fare la nostra diminuzione. Sto terminando il giro e devo fare la mia diminuzione. Vedete, ho fatto il giro di maglie alte, poi sono andata a fare quello di maglia alta separata da una catenella e quindi prendo il filo, vado nella so per arrivare, vedete qui ho le due maglie alte chiuse insieme, qui una maglia alta, vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, mi giro la lavorazione e vado a fare un'altra diminuzione, andando a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, entro nell'archetto, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, prendo il filo e vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella e continuo così per tutto il mio giro.
Terminato anche questo giro, inizierò quello alternato con una maglia alta e una catenella e vi farò vedere di nuovo come andare a fare la diminuzione. Quindi continuo con questo giro, terminerò, inizierò quello con la maglia alta alternato una catenella e vi farò vedere di nuovo come andare a fare la diminuzione. Sto per terminare anche il secondo giro, quello sempre del motivo con la maglia alta separata da una catenella, quindi vado a fare la maglia alta e la catenella, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. E di nuovo mi giro con la lavorazione e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, entro nella catenella nell'archetto di una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme e continuo maglia alta dove ho la maglia alta dove ho la catenella. Bene, vi ho fatto vedere per 2 volte come fare diminuzioni. Io adesso devo arrivare all'altezza delle scarf o della spalla, penso che farò sempre diminuzioni fino ad arrivarci. Vi dirò alla fine quanti giri ho fatto e quanta diminuzione sono andata a fare. Non so se lo farò proprio fin sopra ad arrivare alla spalla, ma penso di sì, perché vorrei dare un collo tondeggiante, quindi non tanto che mi va proprio che poi mi va dritto, quindi non un collo a V che poi va dritto, ma dargli un effetto tondeggiante. Quindi adesso continuerò a fare le diminuzioni, vi dirò alla fine quante volte ho fatto le diminuzioni, quanto sono arrivata quanti giri comunque ho fatto del motivo. Per adesso io ne ho fatti mi sembra 3, 1, 2, 3, sì, quanti altri motivi andrò a fare, ma secondo me dovrò farne almeno altri 2, non di più, per arrivare sopra le spalle. E poi naturalmente noi andremo a fare la stessa cosa anche dall'altro lato, e dall'altro lato faremo le stesse diminuzioni, quindi andremo sempre a fare diminuzioni come abbiamo fatto da questa parte, e dietro invece lavoreremo un unico blocco. Allora, io ho terminato con le diminuzioni della mia maglia e ho fatto un totale di, ho ripetuto 6 volte il motivo, la prima volta senza fare diminuzioni e poi sono andata a fare sempre diminuzioni. Io ho fatto questa cosa sia da questo lato che da quest'altro lato e poi sono andata a cucire sulle spalle. Una volta fatto ciò possiamo andare a fare le maniche. Ah, per le spalle, come potete vedere, ho cucito per tutta la lunghezza, quindi ripeto, ho fatto un totale di, ripetuto il motivo 6 volte. Nella prima motivo non ho fatto nessuna diminuzione, nelle successive ho fatto una diminuzione. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per fare le maniche faremo lo stesso punto della parte inferiore della nostra giacca. Per realizzare la nostra manica io lavorerò sempre con l'uncinetto del 3,5, quindi del 3,5, e vi faccio vedere come fare. Partirò da sotto dove abbiamo lasciato, come potete vedere qui, il nostro quadratino libero, perché qui avevamo il nostro marcatore, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Vi dico già che io non devo andare ad allargare la manica perché ho fatto uno scafo bello largo, però per chi deve allargare vi dirò come fare. Allora, io vado qui e vado a fare quindi le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare una seconda maglia alta, 2 catenelle, scusate, eccomi, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Prendo il filo, io non faccio catenelle di separazione e vado direttamente qui dove ho di nuovo l'archetto, un archetto libero della maglia alta, vedete, quindi sto nel giro dove ho le maglie alte alternate una catenella. Siccome io non devo andare a allargare la lavorazione, non farò catenelle e vado direttamente qui a fare il mio ventaglio. Ma se voi dovete allargare, allora fate o una catenella o 2 catenelle, a seconda se dovete allargare di parecchio o di poco la lavorazione. Se invece dovete stringere, io vi consiglio allora di passare a lavorare con uncinetto del numero 3. Quindi vado e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo 2 maglie alte, vado nel ventaglio, nell'archetto successivo, e vado a fare il mio ventaglio. Con archetto io intendo sempre qui dove ho la maglia alta,
Quindi di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte e continuo a fare questo per tutto il giro. Vi dirò alla fine quanti ventagli ho fatto io e come iniziare a fare il secondo giro. Naturalmente si farà sempre questo giro come abbiamo fatto la parte di sotto del nostro della nostra giacca. E mi raccomando, ripeto, per chi deve andare ad allargare un po' la lavorazione, non deve far altro che andare ad aumentare, a mettere le catenelle qui di separazione. Io non ne ho bisogno perché ho fatto uno scalfo largo, quindi mi va benissimo la lavorazione così. Sto terminando il giro e ho fatto un totale di 12 ventagli, quindi entro nella terza catenella andando a fare una maglia bassissima e ricomincio al solito giro con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, vado direttamente nel ventaglio successivo e ricomincio da capo, quindi il mio ventaglio, e continuo sempre così. Ora io non so se farò la manica a campana e quindi andrò ad allargare man mano poi la lavorazione, o se la farò dritta. Penso più che altro che la farò dritta, in modo però se poi la volete fare a campana naturalmente vi dirò come farla. Ho terminato la mia prima manica, ho fatto 35 giri e non ho fatto gli aumenti, questo perché la manica mi è venuta comunque larga, quindi andarla a fare ancora più a campana non mi piaceva, ho preferito lasciarla così larga com'è. Però se voi volete farla a campana, io vi direi di fare i primi 10 motivi o i primi 10 o qui anche 15 giri, a seconda se volete fare da dove volete far partire la manica a campana senza aumenti, poi potete andare a fare gli aumenti. Come aumenti avete due possibilità: o aumentate le catenelle di separazione tra i ventagli, quindi io l'ho lavorato senza catenelle, però potete farne una, poi due, poi tre, in modo da andare a allargare la lavorazione. Se però non la volete forata ma volete comunque la manica vi venga larga, allora in quel caso andate ad aumentare le maglie all'interno del ventaglio, invece di farne due ne fate tre, quindi 3 maglie, 3 catenelle, 3 maglie, poi potete passare a fare 4 maglie e 4 maglie, 3 catenelle, quindi non più 2, di nuovo 4 maglie alte, e andare a fare così ulteriori aumenti per allargare sempre la vostra manica e fa la campana. Io adesso vado a fare la seconda manica, poi deciderò se fare un bordino intorno allo scollo, ma penso di no, però vi farò sapere anche questo. Però stavo pensando forse di allungare un po' la giacca perché l'ho indossata e forse è un felino più corta di quello che pensavo, e in realtà mi piacerebbe farla più lunga. Quindi una volta finita la manica vi dirò se ho portato appunto, ho aumentato la parte di sotto del della giacca e se sono andata a fare sì o meno un bordino intorno allo scollo. Allora, io ho terminato anche la seconda manica e con il filato che mi è avanzato sono andata ad allungare un po' la mia giacchetta. Ho fatto 5 giri in più, questo perché vi ricordo che vi avevo detto che mi sembrava forse un po' troppo corta, quindi l'ho voluta allungare, e con il filato che mi è avanzato sono riuscita a fare altri 5 giri in più. Un'altra cosa che ho fatto è stato quello di mettere questo cordino qui dove ho iniziato a fare lo scollo, quindi qui, e ho fatto in questa maniera, ho fatto 45 catenelle, mi sono poi agganciata dove iniziavo a fare il mio scollo e ho fatto tutte maglie bassissime intorno al collo, e poi quando sono arrivata da quest'altra parte e sono arrivata alla fine del mio scollo, ho fatto di nuovo 45 catenelle in modo tale da poter fare il fiocco e poter fermare la giacchetta invece di mettere il solito bottone o di lasciarla così com'è. Quindi ripeto, ho fatto in questa maniera. Voi potete fare anche il fiocco più lungo, quindi invece di 45 potete mettere anche tipo 60 70, cioè le catenelle che vi servono per fare il fiocco, a seconda se lo volete fare piccolo o grande. Poi andate a fare le maglie bassissime
intorno a tutto il collo per ritrovarvi da quest'altra parte, quindi qui vi agganciate con una maglia bassissima e da qui, dopo aver fatto la maglia bassissima, fate alte 45 catenelle. Così, in questa parte, ho fatto anche questo, la nostra giacchetta è terminata.